Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gerlz Game, episodio 59 della nostra partita con Factorio. Allora, sono andato avanti un po' da solo, non ho costruito nulla, l'unica cosa che ho fatto è stata eliminare biters su biters su biters su biters. Credo di aver eliminato, boh, una cinquantina di nidi, una cosa del genere. Abbiamo praticamente finito i pali, quindi ne ho messi in giro un sacco, questo qua è l'ultimo che si è appena creato vicino alla nostra base, quindi vorrei fare fuori questo qua. Guardate quanti vermoni che ci sono qui. Ok. In questi casi utilizziamo il vecchio metodo che funziona comunque sempre. Perfetto, è eliminato tutto. Mi ero un po' stancato di continuare a portare in giro i cavi della corrente, quindi ho deciso che questo qua l'ho fatto fuori così. Allora, ho pulito tutta questa parte qua. Intanto lo scendiamo dal carro che non serve. Cos'è che è? Ah sì, lì così. Allora, ho pulito tutta quest'area qua, vedete? Ho pulito tutta questa parte, sono sceso fino qui. Ho pulito fino qua. Qua ce n'erano tipo 6, li ho eliminati tutti. Non ho ancora controllato se c'è qualcosa da questa parte. Spero proprio che non ci sia nulla. Comunque, in questo momento non stiamo raccogliendo il rame, ma ne abbiamo ancora in abbondanza. Però, prima di andare a liberare il rame, che eventualmente sarà con dei biters attorno, sono riuscito a evitare quasi tutti gli alberi grande. Direi che è il caso di iniziare a fare delle nuove costruzioni. Allora, in questo momento le cose che ci servono più di tutte sono di sicuro, tu vieni qua, sono di sicuro le trivelle elettriche e poi per fare il vero salto di qualità prima di andare a prendere il petrolio dobbiamo cambiare assolutamente i nastri. Quindi facciamo quello che non abbiamo fatto finora, ovvero attiviamo la produzione di questo. Ora questo qui va bene così. Per attivare la produzione di questo cos'è che serve? Circuiti rossi e circuiti verdi, perché il resto c'è già e abbiamo deciso che mettavamo i circuiti verdi qui e i circuiti rossi da questa parte. Quindi questi qua sono i rossi, ok. Mentre questi di qua sono i verdi. Tra l'altro è un po' un casino. Allora, vediamo un attimo come riusciamo a gestire questa parte. Se per favore mi fai un po' di questi. Ora, questo qua sta andando avanti, questa ricerca. Perché vorrei finire quella che sto facendo. Cos'è che manca? No, in realtà c'è tutto. Manca un po' quella rossa, effettivamente. Potremmo potenziare un po' quella rossa, ma vedo che la stanno facendo tutti. Qua manca un po' di ferro. Te li metto io su. Così magari li produce un attimino più velocemente. E vanno anche i laboratori da questa parte. Stiamo facendo l'ultima ricerca per quanto riguarda gli slot logistici. Quando questa è finita, iniziamo a fare i nastri. Allora, qua abbiamo detto quello rosso, mentre quello verde va di qui. Quindi in teoria questo qua potremmo farlo qui, mentre questo potremmo farlo di qua. Questo così. E questo così. Ok. Mi piace. Allora facciamo così. Però l'unica cosa che non funziona. Così non funziona perché devo fare una cosa del genere. Allora tu qua sei a posto. Tu devi arrivare lì, quindi posso farti fare una cosa così. E questo funziona. Tutto questo perché c'è lo spazio porto, non voglio spostarlo, sennò ovviamente potremmo fare le cose in maniera più
più sensata. Ok, quindi questi vanno su, adesso vediamo cos'è che manca, perché questi escono piano. Il rame c'è. Andiamo a controllare velocemente quanto ce n'è qua nella stazione. Manca il ferro, il rame è finito, però il ferro lo sta raccogliendo. Cioè, in teoria c'è un treno da qualche parte. Pipipi, esatto, qua c'è un treno che sta andando a prendere il ferro, quindi siamo a posto. Dovremmo mandare qualcuno a prendere il rame. Vai a farti un giretto, va, al rame. Vediamo se attiriamo qualche biters. Nel frattempo, se mi fai un paio di giri, non credo che scateni l'ira funesta di tutti. Però comunque il rame vedo che c'è, non manca. L'acciaio ne stiamo consumando davvero un sacco per le torrette. Adesso ne sta facendo 61, oltre le 100 che ho qui con me. Abbiamo riattivato queste, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, questi qua adesso li produce? Cos'è che ti mancano? I circuiti. In sostanza non fanno in tempo a superare il primo, perché ora sono davvero pochissimi. Dobbiamo potenziare di brutto i circuiti, però per adesso va bene così, lasciamolo perdere. Qua siamo arrivati qui così, allora. Stavo pensando che il distretto militare lo vorrei spostare da un'altra parte, però possiamo fare qua i nastri. Quindi, facciamo così. Questo per adesso lo attacchiamo qua e non ci interessa più. Per fare i nastri serve un sacco di roba. Allora, innanzitutto, vogliamo produrre tutto perché fino adesso questi qua li ho fatti a mano anche perché non ne utilizzavamo tantissimi. Cioè, in realtà ne utilizzavamo tanti, ma abbiamo sempre trovato i momenti vuoti per farli. Comunque, per produrre quello di livello superiore serve sempre quello di livello precedente. Questo qua ci mette davvero un sacco. Allora, prima di fare i nastri, facciamo queste qua, che richiedono circuiti verdi, ferro e ingranaggi. Allora, visto che gli ingranaggi ne abbiamo un bel po' in questa zona di qua. Questa direi che ne abbiamo fatte sufficienti, così almeno da qua non utilizziamo più acciaio. Qua ne abbiamo un bel po' inutilizzato. E c'è anche questo. Mancano solo le piastre di ferro, che ci sono anche queste. Quindi qua c'è tutto quello che serve per fare le trivelle. Io le farei qua, ragazzi. Allora, uno. E due. Così, con gli insertori, così, e una bella scatoletta in mezzo. Ora vediamo un po', qua ci serve il ferro, gli ingranaggi li possiamo unire al ferro. Adesso questo qua non mi interessa averne così tanti, lasciamo che me ne fai solo 50 di queste e poi questi qua invece sì, fammi tutti quelli che puoi. Quindi, fatemi controllare una cosa. Allora, tu per fare queste piastre, allora io manderei le piastre da sole e unirei gli altri due, quindi cambio di programma. Qua togliamo tutta sta robaccia, mettiamo una sottostazione ed energia a tutto quanto. Questo qua mi sa che serve ancora. Perfetto, ah, qua non c'è energia elettrica. Ok, allora mettiamo questo qua. Perfetto, allora questi qua li possiamo utilizzare in una maniera particolare, tipo questo non ci serve che sia collegato, quindi possiamo fare così. Stessa cosa qua. Mettiamo
questi facciamo fare una bella curva. Via questa lampadina. E poi gira sotto di là, quindi. Ce la faccio e smetto di schiacciare il tasto sbagliato. Ok. Perfetto. Questo lo giriamo così. Questo lo mettiamo più simmetrico. Mi dai una bella scatolina di queste. Almeno un po'. Ottimo. E mi metti giù questi qua. Perfetto. Allora, anche tu me ne costruisci, direi, tante così, che sono comunque un sacco. Queste vengono buttate tutte dentro il treno, così possiamo andare col treno e costruire tutto quanto, che è effettivamente quello che avevo intenzione di fare. Siamo ancora molto lontani, vediamo se cosa rallenta la tecnologia. Vedete che qua c'è un po' di ferro, quasi quasi, visto che il ferro vedo che qua non ci arriva, perché è questo che manca, è la tech rossa, incredibile questa cosa. Potremmo, anzi lo facciamo così evitiamo proprio questo problema anche in futuro, mandare là del ferro. No, facciamo una cosa diversa, dai. Utilizziamo un network logistico, quindi mettiamo una di queste da qualche parte dove c'è del ferro e lo cattiamo su, tipo qua. Questa quantità di ferro dovrebbe andare bene, anzi, utilizziamo uno di questi, bisogna tirare su un po' di più alla volta, vediamo se riusciamo a prenderne uno prima che qua cos'è che ti manca? Mio, ok, l'abbiamo preso, non ce lo siamo fatti rubare, mettiamo questo, questi qua andranno dovunque nelle stazioni. Qua, queste qua forse è un po' esagerato, però comunque va bene così, ormai l'avevamo fatto all'inizio e basta. Ok, con questo ferro dovrebbe riprendere un po' la tecnologia. Speriamo si dia una mossa. Quanti cicli deve fare? Tipo 1000 cicli, mi sembra. Saremo circa a metà. Allora, per fare tutti i nastri, anche quelli di livello massimo, sono questi. Serve lubrificante, quindi possiamo già metterci giù con la costruzione della fabbrica perfetta, tra virgolette. Allora, la mia idea è quella di appunto fare che ogni fabbrica vada a finire nella fabbrica successiva, ma comunque dobbiamo riciclare tutta questa roba che non ci interessa. Quindi vediamo se intanto ho altre cose da produrre che non sto producendo. Qua potremmo fare le scatole d'acciaio, tra l'altro ora di acciaio dovrebbe essercene un po' di più, vedo che non arriva più acciaio proprio del tutto, perché? Tra l'altro vediamo come va l'inquinamento di qua. Allora, vediamo se c'è qualche comportamento anomalo dell'inquinamento, direi che qua è tutto regolarissimo. Qua secondo me ci sono dei biters, qua da questa parte. Sì, va bene. Qua è tutto a posto. Non vedo consumi anomali. Qua probabilmente semplicemente perché è dietro la foresta, ma non credo che ci siano dei biters lì. Qua non dovrebbero esserci perché c'è la foresta. No, siamo a posto così. Possiamo andare avanti tranquillamente. Una miniera di ferro e basta però non va bene, quindi dobbiamo produrre decisamente più trivelle e soprattutto più circuiti, perché in questo momento,
i circuiti non bastano, ma ci sono questi, quindi aumentiamo la produzione di circuiti. Allora, questo qui lo mettiamo dentro il libro, poi magari lo modifichiamo dopo. Mi fai un nuovo blueprint, per favore. Eccolo qua. Copiamo questa parte e la portiamo giù. Allora, innanzitutto tu sei nel posto sbagliato. Questa parte direi che la copiamo da qui. Vediamo se è girata dalla parte corretta. Perfetto, perfetto, no, non è messo. Ok. Ok, abbiamo più che raddoppiato tutto quanto. Adesso però abbiamo staccato il network, quindi riattacchiamolo. Una cosa del genere dovrebbe funzionare circa. Muy bien. Allora, quello che manca qui sono 9 scatole di queste, le facciamo noi. Non ho abbastanza buli d'acciaio e mi serve l'acciaio per farli. C'è sta cavolo di mosca, ragazzi, che ecco qua che l'acciaio è tornato. Pigliamolo un po' perché ci serve proprio per fare i bauli. Facciamoli tutti. Allora, io a questo punto salterei completamente i nastri di colore rosso, andrei direttamente a questi qua. Mancano anche le fabbriche, non te ne servono 38, però vediamo di farne il più possibile. Ci serve anche la fabbrica di fabbriche, effettivamente. Qua mancano le piastre. E ingranaggi. Andiamo su a prendere queste due cose che le abbiamo entrambe. Adesso mancano proprio le piastre di ferro per farlo. C'è un po' di ferro, altre 12. Prendiamo un po' di circuiti, un po' di ferro ancora. Ok, mancano adesso 24. 12 le facciamo adesso. Andiamo a prendere un po' di ingranaggi, velocizziamo questa parte. So quante ne abbiamo fatte ora, comunque un po'. Ne mancano 11. Dai che ne mancano ancora poche. Ok, qua c'è un po' di ingranaggi. Facciamo tutte queste che di sicuro prima o poi ci serviranno. Ok, mettiamo giù le ultime. E ci siamo. Allora, qua sembra che adesso il rame sia un attimino in calo. Beh, in realtà no, non è vero. Semplicemente perché abbiamo allungato un attimo il nastro. E più che altro sembra che il nastro sia troppo lungo. Queste non riescono mai a lavorarlo, o comunque molto molto poco. Però vabbè, almeno abbiamo riempito un attimino di più questa parte. Credo che serva proprio
ultimare i nastri per andare un po' più forte. Va bene. Questa parte va bene, bilanciato tutto quanto. Quindi qui così, o mi metto a fare gli scatoloni. Facciamo gli scatoloni, dai. Allora, per fare gli scatoloni, io qua quante ne ho con me? 15. Ci serve una fabbrica di scatole. E fin qua ci siamo, anzi, le possiamo prendere addirittura da questa parte. Facciamo diversamente. Allora, prendiamo la sottostazione e la mettiamo qui. È vero che si sovrappone, ma non è per forza necessario metterle alla distanza corretta. Poi, per fare le scatole, ci basta avere i circuiti e le scatole d'acciaio. Allora, solo le scatole d'acciaio, giusto? Quindi l'acciaio serve solo a questo. E possiamo metterlo da questa parte. Possiamo fare una cosa del genere. Così, anzi ancora uno, perfetto, quindi qua arriverà l'acciaio, tra l'altro credo che ne servirà davvero parecchio, quindi possiamo fare una cosa del genere, che mettiamo questi qui. E per il momento, vabbè dai, fanne uno. Però il fatto che non siano nel network vuol dire che non abbiamo fatto abbastanza scatole. Allora tu devi fare queste. Queste qua voglio che escano e vengano divise equamente tra le altre scatole. Quindi potremmo utilizzare i robottini per fare questa cosa, tanto ne abbiamo in abbondanza. Vediamo se qua siamo sotto network. In realtà ci siamo proprio dentro. Perfetto, mettiamoci così. Quindi siamo perfettamente allineati con il network. Allora, queste. Una, due, tre, quattro. Questa la mettiamo qui. Perfetto. Questa la mettiamo da questa parte per il momento, poi vediamo se metterla più o meno sotto, non serve più di conseguenza. Ok, allora tu mi esci da questa parte dentro una scatola di queste. Eccola qua. Perfetto. E lo stesso faranno queste, quindi scatole passive. Limite a 200. Da questa parte invece mettiamo delle casse da richiesta, devo farle queste 1, 2, 3, 4. Anzi, facciamo così. Tutto da questa parte perché di qua dovranno arrivare le cose. Quindi facciamo esterno, esterno e quelle altre 4 così. Qua mettiamo benissimo questo, dentro, 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 fuori, 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 fuori. Qua possiamo utilizzare questi qui. Allora tu mi fai queste, tu mi fai queste, tu mi fai queste, e tu mi fai queste, perfetto. Quindi i robottini passeranno da qui a qua. E da questa parte voglio che arrivi così un nastro con sopra le due cose unite. Facciamo l'unione qui e qui, anzi non ho sbagliato, uno sotto.
qua e qua e tutto un attimino più corretto, perfetto, questo lo possiamo passare sopra e sotto e o sposto tutte queste sopra o questa parte qua non verrà simmetrica, oddio, ah, rischio della morte, quindi potremmo fare una cosa molto molto semplice, renderla comunque simmetrica e fare così e mettere questa di qua. Allora, limite qua direi a 200 casse d'acciaio. Anzi, non è vero, ne servono molte di più d'acciaio perché le utilizziamo per tutte le stazioni. Quindi fammene tante. Mentre qua facciamo la richiesta di casse d'acciaio. Direi 50. Ok. Questo qua mettiamo limite a 200 invece. Perfettissimo. Da questa parte possiamo fare così. E ottimo, meraviglioso, quindi funziona tutto. Ora dobbiamo unire i due circuiti, quindi qui e qui. Allora possiamo fare questo perché ho fatto questa cosa, non mi ricordo. Comunque possiamo far passare di qui il rosso. Perfetto, e te possiamo fare una cosa del genere. Ok, allora tu mi fai così, tu mi vai dritto, però facciamo che questo qua passa sotto. Oh, finito, possiamo fare questo qua che è il blu, bene. Così, qua viene utilizzato quello sopra. E qua viene diviso a metà quello sotto, così si bilancia un pochino la questione. Per prendere quello, niente, dobbiamo per forza di cose stare qua. Possiamo metterlo qui. O anche qua, no, per forza qua. Perfetto. Mancano questi qua per andare sotto. Ok. Allora, così e così, così funziona tutto. Qua dovrebbe funzionare davvero tutto adesso. Ah, ovviamente quello che manca è l'acciaio. Dunque, caro acciaio delle mie brame, come ti divido? Come ti prendo? Dove ti prendo? Perché potrei provare anche a fare una cosa del genere. Qua vedo che è sufficiente. Ok, allora sarebbe qua così. Sarebbe qua così, però no, almeno un altro più avanti, perché almeno che qua posso fare un saltone gigantesco. Perfetto. Bene qua, facciamo così che è più bellino da vedersi e qua facciamo una cosa del genere. Ok, ops, e qua mi fai così, però qua così per forza di cose ci vuole questo perché sennò non
viene smistata bene la questione. Guardate quanto cavolo ne utilizza. Non riesce neanche a starci dietro. Non arriva neanche all'ultimo. Vediamo se possiamo dargli una mano con qualche nastro più veloce. Ok, perlomeno adesso arriva fino in fondo. Quindi un pochino più veloce effettivamente lo è. Ok, allora abbiamo costruito un po' di cose. Abbiamo finito di attaccare i biters. Non vedo altri nidi nuovi. Ecco, questo qua è nuovo, però no, non è nuovo. Semplicemente l'inquinamento si sta espandendo un po', visto che abbiamo acceso un'altra parte della fabbrica. Ora vediamo un attimo, a livello di consumo elettrico, vabbè, non ci saranno mai problemi con quel campo là che abbiamo creato. Prima di finirlo ne passeranno di anni. Ora completa tutti questi, qua così non arriva mai, no, riesce ad arrivare. Vediamo un attimo, 11, 17, 14, 26. Non so con che priorità lo dà, però comunque funziona abbastanza bene. Quindi questa qua è la nostra fabbrica di scatole. Nel prossimo episodio andiamo a fare la fabbrica di nastri trasportatori. Quindi la farei esattamente qua così. Eliminiamo tutta sta foresta. Ovviamente non ci serve più. Prima avevo uno scopo di protezione dai biters, adesso non lo ha proprio più. E un'altra cosa che potremmo fare è mettere giù qualche mattonella, visto che comunque ne abbiamo un sacco da parte. Non sarebbe una così cattiva idea. Adesso consumiamo davvero un sacco, ma davvero un sacco d'acciaio così. Guardate che è proprio a flusso continuo questo nastro. Pazzesco. Ora non so neanche se l'ultimo non lo becca, non lo prende su mai, però funziona. L'importante è che questa fabbrica non si fermi mai, questa è la cosa fondamentale. Non bastano i circuiti verdi da quello che vedo, ma non è un problema di produzione perché abbiamo fatto la fabbrica già bella lunga. Dobbiamo dargli da mangiare di più alla fabbrica. Vedete che non è attiva fino in fondo. Possiamo allungarla ancora un po', Credo almeno un altro potremo mettercelo. Anzi, a questo punto facciamolo, così non abbiamo rimpianti. Boom. Quindi la fabbrica è alla sua lunghezza massima in questo momento. Mettiamo giù quello che noi abbiamo in borsa, il resto ci penseranno i robottini perché è tutto dentro il network. Perfetto, ok, questi sono finiti, quindi ora iniziamo subito a fare questo. Serve il lubrificante e nella prossima puntata facciamo questo e vorrei iniziare a mettere giù qualche mattonella così possiamo camminare un attimo più veloce. Saltiamo direttamente quelli rossi, del tipo che ne facciamo, cioè stanno nella produzione ma non li utilizziamo da nessuna parte, e poi ci sarà un lungo momento di, cioè non tanto lungo in realtà perché renderà le ore molto più veloci, ma dovremo modificare tutti i nastri gialli che abbiamo messo in nastri blu e lì dovremo fare davvero il salto di qualità perché al momento abbiamo la capacità di portare le risorse ma cioè di portare le risorse alla fabbrica, ma la fabbrica non riesce a utilizzarle tutte perché è troppo lenta a spostarle con questi nastri qua gialli. Quindi niente, possiamo fare così. Quando abbiamo anche abbastanza trivelle, direi che andiamo a prenderci, credo, un'altra miniera di ferro sia il minimo, perché in questo momento non ne stiamo utilizzando solo una e siamo già al 70% di utilizzo di questa, quindi dobbiamo pensare a utilizzare anche le altre. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.